Per Tashand, The North American India Complete Portfolios. Questo libro, che esce con la collana della Biblioteca Universalis, raccoglie il progetto fantastico di Edward Curtis. Edward Curtis era nato alla fine dell'Ottocento e dal 1907 in avanti, praticamente per tutta la sua vita, si è dedicato a questo progetto, bellissimo secondo me, di voler registrare, ricordare e tramandare le tradizioni, le mitologie, la religione, le usanze delle tribù, dei nativi americani. Lui, in questo lunghissimo periodo, andò a visitare oltre 80, tribù del Nord America, viaggiando e riuscendo ad avvicinarle, tant'è vero che poi venne fatto del suo portfolio, venne fatto, pensate, una edizione di 20 volumi, rilegati in maniera magnifica, elegantissima, che costavano ovviamente tantissimo e che vennero stampati in sole 227 copie più o meno. Naturalmente lui, per arrivare a realizzare questo progetto di una vita, era sempre stato alla ricerca di soldi, di denaro. Si rivolse al tycoon delle ferrovie di allora, il signor Morgan, che lo finanziò e poi ebbe in cambio, diciamo così, scusate, una trentina di copie dell'edizione originale, che poi regalò ad amici oppure come omaggio, non so, a livello politico, così. Tant'è vero che una di queste copie arrivò appunto all'Università di Gottinga e Taschen ha elaborato questa riproduzione proprio da quella copia. Il libro aveva la introduzione del presidente Roosevelt, perché Curtis era riuscito a interessarlo durante una sessione di shooting del figlio, gli parlò del progetto e Roosevelt rimase colpito, tant'è che lo appoggiò. E poi il libro ha avuto, insomma, l'opera, diciamo così, ha avuto fortune alterne, perché comunque in ambito accademico lui non era molto, come dire, era un po' snobbato, perché lui non aveva una preparazione accademica, e perché poi si voleva vedere in queste fotografie non tanto l'intento scientifico, ma piuttosto la bellezza, insomma, di queste fotografie, che infatti secondo me è proprio il loro valore, cioè i ritratti sono ritratti veramente impressionanti, e nonché poi la testimonianza di come vivevano queste popolazioni prima di essere poi chiuse nelle riserve, come sappiamo, e decimate dalle guerre, dalle battaglie, dalle malattie, eccetera, eccetera. Quindi qui abbiamo tutti e 20 i libri dell'opera originale, una selezione naturalmente, e ci sono le didascalie, perché poi lui era anche molto interessato a tramandare la tradizione orale, quindi aveva trascritto tutte le leggende, i miti, e aveva partecipato, perché poi era entrato in sintonia con queste popolazioni, quindi aveva partecipato, non so, alla cerimonia del serpente con le tribù Hopi, poi qui vediamo la caccia, vediamo la pesca di queste popolazioni, che appunto vivevano con la natura, nella natura, prendendo solo quello di cui avevano bisogno. E poi vediamo i copricapi, le suppellettili, quindi un libro che raccoglie benissimo quest'opera originale, ce ne dà un'idea davvero completa.